Le coperture influenzali per l'influenza non sono ancora soddisfacenti, purtroppo. Per quanto riguarda la popolazione degli anziani, un anziano su due si vaccina, mentre l'obiettivo minimale sarebbe quello di vaccinare almeno il 75% della popolazione, quello ottimale neanche a dirlo, sarebbe di oltre il 90%. Ancora peggio vanno le cose per quanto riguarda le persone a rischio di complicanza in età più giovanile. Meno di una persona su cinque sostanzialmente si vaccina, e così anche per le donne in gravidanza. Sappiamo che il vaccino viene raccomandato alle donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, e purtroppo sono pochissime le donne che si vaccinano, anche perché probabilmente gli specialisti ginecologi non raccomandano spesso, con frequenza, il vaccino, e questo è un problema a cui sicuramente dobbiamo far fronte. Ma sono gli operatori sanitari che dovrebbero per primi dare l'esempio, e purtroppo nel corso degli anni solo il 15, massimo il 20% degli operatori sanitari si è vaccinato. Nell'ultimo anno c'è stata un po' una sorpresa, nell'anno 2017-2018, in quanto la percentuale di operatori sanitari che si sono vaccinati è salita di circa 10 punti, ormai siamo al 25-26%, e dobbiamo valutare se questo trend continuerà anche quest'anno per quanto riguarda la stagione 2018-2019. Noi sappiamo che questo vaccino lo diamo per proteggere le persone a rischio, non lo diamo per arginare, per tenere sotto controllo la circolazione, perché altrimenti dovremmo vaccinare i bambini, e che sono quelli che superano più brillantemente l'influenza, come avviene del resto però in America, laddove si vuole risparmiare in termini di assenteismo, di giornate di ospedalizzazione, di farmaci dati in maniera inappropriata. Noi vacciniamo le persone a rischio per cercare di contenere gli accessi al pronto soccorso, le complicanze e anche la mortalità dovuta all'influenza. Una strategia che però, per essere efficiente, dovrebbe prevedere coperture vaccinali più alte.